tutti, oggi parliamo di... E oggi parliamo di Salice Salentino e della cosiddetta Casa del Re. Qui vedrete la riproduzione in 3D che ho fatto di questo antico rudere. Il primo documento in cui compare il nome Salice è un diploma di Ruggero il Normanno, duca di Puglia, datato 10 aprile 1002. Successivamente, nel 1392, la baronia di Salice passò sotto il dominio di Raimondo Orsini del Balzo, che fece costruire la residenza sua e della moglie Maria d'Enghien, chiamata ancora oggi appunto Casa del Re. A lui successe il figlio, il marchese Giovanni Antonio, divenuto successivamente possesso dei baroni Zurlo fino al 1485. Ferdinando I di Napoli ne riprese il feudo. Passò quindi nel 1569 a Giovanni Antonio Albricci, il quale governò il paese in modo esemplare, tanto che il re Filippo II di Spagna nel 1591 gli conferì il titolo di Marchese di Salice. E probabilmente questa è l'epoca in cui venne vissuto maggiormente. A lui si deve anche la costruzione del convento dei Frati Minori. Su questa casa del re, dalle mie ricerche, ho trovato qualcosa sul marchesato del XVI secolo qui in Salice. E queste notizie si trovano presso gli archivi spagnoli dell'Archivio Generale de Simancas, un archivio fondato da Carlo V nel 1543. Da qui apprendiamo che il 16 ottobre 1591 Giovanni Antonio Albricci ebbe il titolo di Marchese di Salice. Ed ecco quindi la rielaborazione in 3D che ho fatto del portale della Casa del Re in Salice Salentino. Anche per questo lavoro ho impiegato una delle mie due Creality CR10 e il filamento col quale questo oggetto è stato prodotto è uno filo PLA, un filamento di PLA tonalità marmorea. Per creare questo oggetto ci ho impiegato, diciamo, 2 giorni di elaborazione, perché avendo fatto la scansione in 3D del portale, questa volta mi ha portato veramente un bel po' di tempo, visto che non potevo avvicinarmi troppo per fare le foto e quindi avrei dovuto riprendere e fare almeno un centinaio di foto da quasi tutti gli angoli, ossia dal basso e dai lati. Quindi ho dovuto rimodellarlo con un mesh mixer e quasi ricostruirlo. Comunque è stato molto interessante elaborare questo antico gioiellino della storia del Nord Salento, un gioiellino che però è completamente è un rudere. È quasi completamente abbandonato, come tanti altri esempi qui nel Nord Salento in particolare, andrebbero rivalutati e riapprezzati. Io poi in casa mia ho un altro esempio di reperto del basso medioevo che è contemporaneo a questo portale della Casa del Re. Mi ripropongo di riprodurre anche quello della mia casa, sempre in Salice Salentino, che è adiacente poi ad una colonna protogotica con trifora, che era l'antico sedile di Salice Salentino, probabilmente riferibile al 1100 e 1200.
Questo è quanto da Giovanni Greco per i servizi di belsalento.com. Al prossimo video e alla prossima ricostruzione in 3D.